Buongiorno amici, benvenuti in cucina con Anna Cesare. Oggi faremo insieme una torta che ho dedicato all'isola di Ischia. È una torta di mia creazione ed è un semifreddo. Un attimo che aggiustiamo la telecamera, così almeno ci vediamo a posto. E vi elenco un attimino i passaggi che faremo. Poi mano a mano andremo a fare tutto insieme. Allora, per questa torta occorre una confezione di savoiardi. Io uso la Vincenzuovo, uso questo tipo di savoiardo perché lo ritengo il migliore in assoluto. Poi serve una bagna al limoncello. Poi faremo una bagna con 200 ml di acqua, 200 g di zucchero, la buccia del limone, faremo bollire e poi raffreddare. Una volta raffreddato toglieremo la buccia del limone e aggiungeremo 75 ml di limoncello. Sarebbe gradito la mia ricetta, il mio limoncello, però se non ce l'avete in casa va bene un qualsiasi limoncello della costiera. Andiamo avanti, monteremo la panna ben ferma e alla panna aggiungeremo una crema pasticcera di 4 uova, 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di farina, una buccia di limone e mezzo litro di latte. Faremo insieme la Bavarese Ischia, che è una crema di mia invenzione, fatta con 4 tuorli, 70 g di zucchero, 70 g di succo di limone, 70 g di burro, un cucchiaio di estratto di vaniglia e la buccia di limone. Quando sarà tutto freddo, quindi la crema pasticcera e sarà anche fredda la Bavarese, circa intorno ai 40 gradi la Bavarese, ma se non avete il termometro, diciamo tiepida, ecco, proprio in gergo, andremo ad assemblare la panna con la crema pasticcera e con la Bavarese. Questa sarà la nostra farcitura. Alla nostra farcitura aggiungeremo 2 fogli di gelatina ammollati. Dopodiché inizieremo a comporre il dolce. Il dolce sarà composto nel recipiente per la cheesecake, così sarà più semplice da comporre. Potete usare il recipiente tondo, potete usare un recipiente di qualsiasi forma, purché sia a cerniera e quindi sia facile poi da sfornare la torta. La torta resterà in frigo per 3 ore e poi insieme faremo una salsa al limone. Andiamo a vedere passo passo cosa dobbiamo fare. Versate 500 ml di panna in una ciotola e cominciamo a montare la panna ad una consistenza ben ferma. Vedete, si sta cominciando a montare per bene, ancora qualche minuto, la mettiamo nel freezer in modo tale che mantiene il montaggio. Questo se è estate, se è inverno va bene anche appoggiarla nel frigorifero. Ecco qua, panna ben montata. Io utilizzo sempre per questo semifreddo la panna chef. È una panna di origine vegetale che è molto adatta per i dolci, davvero adatta per i dolci a cucchiaio. Ok, abbiamo finito di montare, adesso poniamola nel congelatore. Siamo a questo punto pronti per fare la crema pasticcera. Versiamo in un pentolino bollilatte mezzo litro di latte, 3 bucce di limone e mettiamo sul fuoco a riscaldare. Il pentolino, il latte deve arrivare ad ebollizione. Nel frattempo prendiamo una pentola di acciaio e
versiamo. Nel frattempo prendiamo una pentola d'acciaio e all'interno versiamo 4 uova. Quattro cucchiai di zucchero. E 4 cucchiai di farina. Prendiamo la frusta a mano e iniziamo a mescolare. Vi raddrizzo un attimo la telecamera, altrimenti si vede ben poco. Iniziamo a mescolare gli ingredienti. Mescoliamo in maniera che il composto diventi liscio. Usate sempre uova fresche, se riuscite a prenderle dal contadino è molto meglio, perché così evitiamo il rischio salmonellosi, perché altrimenti, se non siete sicuri della freschezza dell'uovo, è consigliabile fare questo lavoro che sto facendo io a bagnomaria, in modo che le uova pastorizzino. Adesso, finito di mescolare il tutto, aspettiamo che il latte bolli. Punto. Prendiamo una presina, prendiamo il latte che sta bollendo e iniziamo a versarlo a filo dentro alla nostra pentola. Così. Giriamo ben bene. Accendiamo la nostra fiamma e mescoliamo a fiamma bassa finché il composto non si addensa. Versate anche le bucce all'interno, poi dopo sarà nostra cura togliere le bucce per fare in modo che il composto venga più liscio. Però per adesso conviene versare le bucce, perché le bucce danno aroma. La nostra crema è ormai bella che è addensata, vedete? Vedete? Adesso andiamo a toglierla dal fuoco. Togliamo la crema dal fuoco, vedete, è bella addensata. Andiamo a questo punto a preparare la bavarese Ischia, che poi mischieremo con le altre creme. Siamo a questo punto pronti per fare la nostra bavarese Ischia. Un attimo che vi aggiusto la telecamera, ecco qui, così si vede decisamente meglio. Aspettate che blocchiamo la telecamera, siamo pronti a partire. Allora, versiamo 4 tuorli d'uovo, iniziamo a girare, poi versiamo 70 g di zucchero, puntiamo il tutto, ancora non accendiamo il fuoco, questo è fatto tutto a freddo e poi accenderemo il fuoco alla fine, dopodiché mettiamo una buccetta di limone, che poi toglieremo alla fine, caliamo 70 ml di succo di limone e un cucchiaio
di estratto di vaniglia. Okay. Il burro ce lo riserviamo per la parte finale. Adesso siamo pronti ad accendere i fornelli. Mettiamo il fornello in maniera moderata e cominciamo a mescolare. La bavarese si deve addensare come se fosse una crema al velo. Cominciamo a girare. Se avete il termometro da cucina, si addenserà intorno agli 80 gradi. Se non ce l'avete, non importa, perché 80 gradi sono facili e visibili, perché si addenserà come si addensa una crema pasticcera. Semplicemente non diventerà dura come una crema pasticcera. Andiamo a mescolare. Intanto cominciamo ad eliminare qualche buccia di limone. Le due buccette e mescoliamo. Questa è la nostra bavarese Ischia. Che profumo, sta schiumando, vedete? Sta cominciando l'addensamento. Quando inizia l'addensamento, spegnete il fuoco, il fornello, versate il burro e girate in modo che il burro si sciolga. Questo sarà il corpo della nostra torta, perché darà un sapore alla torta spettacolare, darà un sapore di limone di Sorrento o anche limone di Ischia, che in questo caso Ischia è piena di questi agrumi, vedete? La bavarese è pronta e noi l'abbiamo fatta anche senza aver bisogno del termometro. Vedete? Faccio vedere la consistenza. Deve essere velata la consistenza. Adesso vediamo con un cucchiaio, vi faccio vedere che è molto più semplice. Vedete la consistenza? Deve velare tipo una gelatina. Siamo a questo punto pronti a preparare la bagna. Dopo aver fatto bollire l'acqua con lo zucchero, versiamo all'interno 75 ml di limoncello, il mio limoncello. Se non lo avete, non importa, utilizzate quello comprato, non è necessario a questo punto. Mescolate per bene. E andiamo ad assemblare le tre creme. Prendiamo una ciotola capiente, versiamo all'interno la panna, che nel frattempo si è solidificata un pochettino. Aiutiamoci con un cucchiaio, con una forchettina. Io prendo un attimo un cucchiaio. Ecco qui,
già bella solidificata. Facciamo scendere il tutto. Dopodiché andiamo a prendere la crema pasticcera. Versiamo all'interno la crema pasticcera. Fate in modo che i bordi siano belli puliti, prendete tutta la crema perché poi vi servirà. E prendiamo la bavarese. Versiamo all'interno la bavarese che abbiamo preparato. Tutta la bavarese. E adesso andremo a mescolare con le fruste. La prima mescolata la faremo con la frusta manuale, in modo da fare in modo che si mescoli il composto in maniera uniforme. Adesso useremo la frusta elettrica per rendere il composto più omogeneo. Lavorate finché il composto non diventa bello omogeneo. Le piccole buccette buona di limone. Ok, adesso andiamo a preparare i due fogli di gelatina. Abbiamo ammollato la gelatina secondo il procedimento, la versiamo nella nostra crema. Andiamo a lavorare di nuovo con le fruste in modo che vada dappertutto. La gelatina avrà solo una funzione solidificante, servirà soltanto a rendere più solida e più omogenea la torta. Benissimo, siamo pronti per assemblare la torta. Rivestiamo di carta da forno il nostro stampo a cerniera. Iniziamo ad aprire i nostri savoiardi e iniziamo il procedimento di assemblaggio della torta. Benissimo, immergiamo i nostri savoiardi nella bagna e iniziamo a fare i bordi
della tortiera. Facciamo in modo che siano ben inzuppati, ma che non siano troppo molli, altrimenti poi non avremo la base sottostante. Spezzateli, fate in modo che ci siano meno buchi possibili, anche se li dovete un pochino frantumare con le mani, non succede nulla. Ecco, frantumateli anche così, non succede niente. Ecco qui. Abbiamo fatto il primo strato, adesso andiamo a mettere il primo strato di crema. Allora, il cucchiaio, allontaniamo le fruste e adesso andiamo a versare il primo strato di crema. Allora, versate metà della crema. Iniziate a livellare, attenzione alla carta da forno, a non portarvela dietro, se c'è qualche buccetta ancora di limone, toglietela. Erano le bucce che erano presenti praticamente nella crema pasticcera, fate in modo che sia pari il livello. Andiamo a fare un altro strato di savoiardi. Questa è una torta che ho realizzato di mia invenzione per l'isola di Ischia, un'isola dove il 1° di aprile ho preso servizio, perché io di professione non faccio il cuoco ma lavoro in ospedale, e sono rimasta affascinata da quest'isola pur essendo campana, avendo vissuto tanti anni in giro per l'Italia e fuori dall'Italia, non mi era mai capitato di visitare. Ok, abbiamo fatto l'altro. Adesso andiamo a ricoprire con tutta la crema. Versiamo tutta la crema. Livelliamo. Facciamo in modo che sia bella liscia, perché poi dopo dovremo versarci la salsa al limone. Quindi facciamo in modo che sia bella liscia. Ok, prendiamo il composto così come lo abbiamo assemblato, mettiamolo circa un'oretta e mezza in frigo, dopodiché lo ritireremo fuori, verseremo sopra la salsa al limone, lo rimetteremo dentro al frigorifero per un'altra ora e mezza. Prima di consumarlo lo terremo
lontano dalla cella, quindi giù dove mettiamo gli alimenti. Ci vediamo tra un'oretta e mezza. A questo punto giunti alla preparazione della salsa al limone. Mettiamo dentro la maizena, 50 grammi, versiamo lo zucchero a velo, 60 grammi di zucchero a velo, con la frusta facciamoli diventare uniformi, versiamo 200 ml di acqua, facciamo in modo che diventino bello, che diventa bello uniforme, e aggiungiamo 75 ml di succo di limone. Andiamo a preparare. Accendiamo i fornelli e giriamo finché il composto non diventi denso. Se lo volete un pochettino più giallo, aggiungete un po' di colorante giallo. In alternativa, se non avete il colorante per dolci, potete aggiungere anche un pochino di zafferano. Lo zafferano può anche sostituire in qualche modo il colorante per dolci, diventa in qualche modo un colorante di origine naturale. Abbassiamo un pochino la fiamma perché sennò ci scottiamo. Ecco. Aspettiamo che si addensi. Possiamo in alternativa utilizzare anche la frusta più alta. Bisogna attendere che si addensi. Il composto si sta addensando, vedete? Sta cominciando a prendere corpo. Cercate di rimestare il più possibile perché altrimenti si brucia. Ok, togliamo dal fuoco. Utilizziamo un fornello più piccolo. Facciamo finire di addensare. Eccolo qua. Basta, finita. Adesso, vedete, la salsa al cioccolato, la salsa, scusate, al limone. Vedete, abbiamo tolto dal fuoco, la salsa al limone è pronta per finire sulla torta. Lasciamo raffreddare e mettiamo sulla torta. Appunto, come vedete, la salsa al limone che dobbiamo mettere sulla torta è pronta. Guardate, bella. E adesso andiamo a metterla sulla torta. Siamo a questo punto pronti per versare e livellare la crema sulla torta. Prendiamo un cucchiaio, ecco qui, questo lo dovete fare passato un'ora e mezza in cella frigo della torta in modo che è bella solida. Fate questo lavoro molto velocemente perché comunque potrebbe diventare liquida la torta, quindi siate molto veloci a fare questo lavoro. Dopo aver fatto questo lavoro, la torta ritorna in cella frigo ancora per un'altra ora e mezza.
Facciamo venire giù anche quest'altro pochetto. Ecco fatto. La nostra crema al limone è pronta. Adesso riportiamo la torta per un'altra ora e mezza nella cella frigo. Dopo la sformeremo e faremo le decorazioni. Adesso riportiamo la torta di nuovo per un'altra ora e mezza nel frigo. Poi la sformeremo e faremo le dovute decorazioni. Ci vediamo ancora tra un'oretta e mezza. Scusate, non frigo, ma cella frigo. Anche quest'altra ora e mezza andiamo a sformare il dolce. Quindi che cosa facciamo? Togliamo, aiutandoci con la carta da forno, il pezzo di sotto. Così. Attenzione a non farla cadere. Mettiamo la torta ben bene sul vassoio. Guardate bene. Adesso devo togliere ancora i pezzi intorno. Mi pulisco un attimo le mani che sono tutte bagnate. Benissimo. Iniziamo a togliere la carta da forno, facendo attenzione che non rimanga la carta intorno alla torta. Guardate bene sempre intorno, ricordatevi mentalmente dove avete messo i fogli di carta, quindi se sono giusti quelli in uscita. E adesso provvediamo per la decorazione. La decorazione è molto semplice. Prendete delle fettine di limone e iniziate a metterle così intorno alla torta. Determinazione e concentrazione, esecuzioni magistrali, quelle dell'Oggi Global Champions Tour, di scena questo fine settimana a Roma. Teatro delle Promesse di Cavalieri D'Amazzo in uno stadio. Quando avete finito intorno, mettete due fettine accavallate sopra, tagliate in quattro una fetta di limone, appoggiate ai lati le fettine. Fate in modo che la cheesecake sia bella scesa, cioè nel senso che quando la tirate fuori dal frigo dopo un'ora e mezza, prima di decorarla, fate in modo che sia un pochettino, diciamo, meno congelata. Adesso faremo una panoramica della torta. Ecco qua, questa è la panoramica della torta, questa è la mia torta Ischia, dedicata all'isola di Ischia. Saluto, vi ringrazio, ci vediamo per il prossimo incontro. Video più avanti faremo insieme il formaggio, impareremo a fare la mozzarella. Seguitemi sulla mia pagina Facebook In Cucina con Anna Cecere, su Instagram e sul mio canale YouTube. Facciamo crescere questi iscritti al canale YouTube. E che dire, un bacio e buona giornata.